Per la teoria di oggi, dobbiamo indagare su cosa fosse O'Hara, e quale motivazione avesse Kusan. Sappiamo che O'Hara era un'isola demoniaca agli occhi del governo mondiale, e che praticava studi proibiti sulla storia del mondo. O'Hara era consapevole di questo fatto, e quindi, si isolò e cercò di proteggere i propri studi. Questo andò bene per anni, decenni, secoli, ma alla fine, il governo mondiale sradicò O'Hara dall'esistenza, a seguito di una buster call. Col senno di poi, questo scenario poteva essere previsto. O'Hara ha imparato molto sulla vita degli antenati del mondo, ha fatto ricerche sulla storia riferendosi al secolo vuoto e all'antico regno. Credo che O'Hara fosse a conoscenza di informazioni su come fosse mantenuto l'equilibrio mondiale all'epoca e su come si fosse poi infranto. Un punto di vista davvero sensato. E così, O'Hara è diventata un obiettivo primario per il governo mondiale. È possibile che quando Kusan era bambino, gli sono state raccontate storie su un'antica giustizia, e questo potrebbe aver ispirato il suo cammino. È diventato forte, e si è trasformato in un Marine, per proteggere i segreti di O'Hara, e poterli trasmettere alle generazioni future. Ricordiamo tutti la scena in cui Saul affronta Kusan, ed hanno uno scambio di battute sulla giustizia e sulla Buster Call. Ciò che è affascinante è pensare che secondo questa teoria, Kusan ha dovuto recitare un ruolo, e nascondere il suo passato per mantenere la sua copertura come Marine. Se fosse un cittadino di O'Hara, avrebbe sicuramente voluto aiutare durante la Buster Call, ma non ha potuto farlo, a causa del suo dovere di viceammiraglio. Questo dimostra che Saul ha intrapreso una strada completamente diversa. Ha deviato dalla sua posizione di viceammiraglio. A riprova di ciò, possiamo trovare una scena cruciale, in cui Kusan esce dal suo solito personaggio. Una cosiddetta rottura emotiva. È stata mostrata quando la nave di Sakazuki ha attaccato le navi di evacuazione. Quindi, il fatto che Kusan stesse ancora recitando la sua parte, era dovuto al fatto che c'erano effettivamente delle navi di evacuazione, che stavano salvando i cittadini. Quindi, se lui stesso non aveva il potere di fermare il Buster Call, poteva facilmente aiutare le persone a fuggire. Questo è accaduto perché Sakazuki ha fortemente ostacolato O'Hara. La sua giustizia assoluta si oppone a O'Hara, e Kusan ha un momento di sconvolgimento emotivo. Questa è la più grande prefigurazione del fatto che la giustizia di Kusan potrebbe essere dovuta ad O'Hara. Più tardi, dà il colpo di grazia a Saul, risparmiandogli una morte ancora più brutale, e salva Nico Robin. Una cosa di cui non si pentirà mai, questo ci fa presagire l'essenza dell'arco narrativo, che riguarda il fallimento e il successo. Kusan non è riuscito a salvare O'Hara, non è riuscito a sconfiggere Akainu, e risparmiando la ciurma di cappello di paglia, in un modo metaforico, ha fallito il suo dovere di Marine. Ma quando arriverà il successo? A questo punto, deve avere la forza di vendicarsi per ciò che è accaduto, e questo potrebbe essere il suo più grande stimolo motivazionale per opporsi ad Akainu. La decisione sbagliata di Akainu, la distruzione di O'Hara, la sua giustizia assoluta. Tutto questo è legato insieme, così come le ragioni della caduta di O'Hara, le stesse ragioni possono essere trovate nel personaggio di Kusan. Ora che conosciamo la narrativa di Kusan, credo che la sua storia si concluderà con un successo, e credo che avrà a che fare con la vendetta di O'Hara, e con la protezione di Nico Robin da altri malvagi. Per questo motivo si è unito ai pirati di Barbanera, per due principali ragioni. La prima, è che Barbanera è vicino a scoprire informazioni preziose. Kusan potrebbe mettere le mani su queste informazioni, e consegnarle a Robin in seguito. La seconda motivazione, è che Barbanera ha intenzione di attaccare la Marina, e questo, sarebbe utile per compiere la sua vendetta, per quanto accaduto ad O'Hara. Tutto ha più senso quanto più ci addentriamo in questa storia. Sappiamo perché Kusan aveva un motivo per inseguire Rufy, e in seguito abbiamo appreso la storia di Nico Robin. All'epoca, Oda sapeva dove sarebbe andato a parare. Alla fine, Kusan è la chiave per trasmettere una giustizia migliore alle nuove generazioni, perché la sua giustizia potrebbe essere la più vicina a quella dell'antico regno, quando c'era un vero equilibrio tra le potenze. Tornando a Jaguar di Saul, era lì per ostacolare la Marina, e mi ha dato l'impressione che potesse essere in combutta con qualcun altro. Forse proprio con Monkey D. Dragon, che all'epoca era presumibilmente affiliato alla Marina, o ad una qualche agenzia segreta, e questo potrebbe essere all'origine della creazione dell'esercito rivoluzionario.
Da quello che sappiamo, l'esercito rivoluzionario è stato fondato tra 19 e 26 anni fa, da qualche parte tra la nascita di Rufy e la morte di Roger. 22 anni fa, O'Hara è stata distrutta. Quindi, penso che questo potrebbe essere stato un punto nevralgico per i rivoluzionari. In effetti, Saul è misteriosamente andato alla deriva verso O'Hara. Ma perché si trovava lì? Sapendo della Buster Call, perché non ha avvisato tutti? Perché agisce sotto copertura? Qual è il suo obiettivo? Credo che qualcuno l'abbia mandato a O'Hara, e credo che quel qualcuno fosse Monkey D. Dragon. Forse, Jaguar di Saul era un membro dei rivoluzionari, ed è stato inviato per questa missione kamikaze su O'Hara. Questo giustifica il motivo delle sue azioni. Il suo obiettivo principale era salvare i bambini, o le persone importanti di O'Hara. Purtroppo, sia lui che Kuzan hanno incrociato le loro strade, senza sapere dei piani dell'altro. Credo che se entrambi fossero stati a conoscenza del piano dell'altro, allora si sarebbero uniti per distruggere la flotta del Buster Call. In breve, Kuzan potrebbe essere un altro sopravvissuto di O'Hara, la sua giustizia potrebbe essere ispirata dagli studi di O'Hara, e lui era sotto copertura per proteggere la sua terra, ma ha fallito. L'arco narrativo finale di Kuzan riguarderà la rivincita, e sarà il più importante alleato di Nico Robin. Siamo giunti al termine del video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, e cliccate sulla campanellina.